sono ricomandati volta a volta dal sistema, no? Non sono autonomi. No. Allora, c'è un sottoprogramma che no. Per una parte sono autonomi. Si può fare. Al momento no, quello che vede sia con l'azione che quello lì, allora piccola arancione dà dei movimenti precaricati. Ho capito. Quindi va quando sì, non sì, batte sì. Le mani. L'altro sta comandando il ragazzo con il gioco. Ah, ho capito. Ah, c'è il trucco. Scusate. Claudio, ma tra voi siete interessati di robotica, c'è qualcuno che pensa che un domani di robot come quello che io ero in un dottoressa che si occupava di parte di robot lo scuro. Intendo subito questo signore che ci incantò tutti la settimana siccome secondo la sua visione il robot potrebbe stare la prossima specie di mio. Noi protestammo tutti quanti, stanno viviamo, però lui disse che in fin dei conti la vita è così, ma di sembrarsi continuo di specie che prendono la priorità sul tema di scuola. Dopo i dinosauri, cosa c'è, le solari? C'è l'ambientazione? C'è. È un robot autoassemblato. L'ho assemblato io. E quanto costa, detto? 2,79. Ho capito. E questa è la roba che fa le cose. Ma che materiale utilizza? Come? ILA. Che serve? Ah, ho capito. Ma poi rimane insieme? Com'è che fa? Come aggregante? No, lui la scioglie con un esplosore e quando si raffredda diventa solido. Ho capito. E cosa costa una... Questo è l'ultimo modello nato, costa 2.200 euro. 2.200 euro. E dov'è che utilizzano così? Per prototipi? Un'animazione rapida a basso costo. Ah, ho capito. Senti, quella roba lì che c'è lì cos'è? È una roba... sempre io, lo chiamiamo Beginner Kit ed è il primo robottino di diciamo, introduzione alla robotica per le scuole medie e superiori. Quindi voi collaborate nell'ambito didattico con le scuole? Va bene, la ringrazio, buongiorno. Niente, sono un po' ropirla che fotografa. Appassionato. Hobbistico sull'altro versante, grazie. È una lavorazione. Questa qui non lavora, questa qui devo sentire. Scioglie questo filamento qua, scioglie questo filamento che c'è dietro e poi deposita, è come una CNC con dei fusori e dei motori passo passo. Piano piano diciamo depositano il filamento sciolto sul... Come quello? Questa qui è la versione nuova, è uscita adesso e c'è il doppio della risoluzione. Ah, quello è nuovo, questo invece ho capito. È diciamo quella precedente, ma. Ho capito. Cambia solo diciamo l'aspetto. Allora costa di meno, questa... prezzo regalo questa. Questa qui costa, questa che vedi costa 2.200. E quell'altra è già mica. Quella lì costa 2.200, però quella è un singolo estrusore, questa è a due. E questo cosa comporta? 4.200 cosa significa? Che stampa in due colori. Ho capito. Però la risoluzione, le caratteristiche... Gli estrusori se ne possono accoppiare quante se ne vuole oppure no? Uno o due. Perché il terzo cosa da fare? No, non la fanno. Ah, non la fanno, perché la fanno loro, insomma. Appena lo fanno ne compro uno. Salve, vorrei riprendere la vostra... Grazie. Aspetti, un momento.
Allora, can you speak and say which peculiarities of the robot? It's a low-cost robot to begin in the humanoid life-size technology, and its construction is modular. You can begin by buying a head or arm and plug them together to make a full robot. It's for school laboratories, but also for hobby. In 1 year, we propose this robot in rent for white label. You can change its skeleton. We can change all those parts and give the style you want. For example, for company, Audi want to present a new car. They give us a style. We make the Audi style and for present the car. Made also a pattern recognition of object or not? No. Currently, we have a technical problem. That's why the robot is in. That's why the robot is in doll mode, okay, puppet mode. But normally you have face recognition, movement recognition, color recognition. You can hear and we interact with the environment. Ho capito, capito. Adesso mi ha fregato la borsa. No. Excuse me, ho solo che poi mi. How much is a robot with the production model is about 10,000 euros. 10,000? Yes. 10,000 euros? Yes. The final product model, this is one is not a prototype but a stress test unit. Okay. Experimentation. Okay. Thank you very much. Bye bye. Good luck. Thank you. È vero, fa di meno, è meno. Sì. Cosa costa un robot che segue le tracce come quello? Cioè, dico, prezzi di realizzo in te. A prezzo regalo. Ultima offerta. Dipende dalla roba universitaria di studio oppure? No, noi siamo ragazzi delle superiori. Ah, ho capito. Di quarta e quinta. Di dove? Di Bollate. Ah, Bollate, che bello. Ma non avevi mica licenziato i corsi per cui non esistono più i corsi. Com'è? Cioè, che corso è il vostro? Noi siamo del vecchio ordinamento, quindi siamo ancora informatico, ma anche i nuovi informatici faranno. E cos'è che perde con i nuovi corsi? Cos'è che non sa cos'è? Con che cosa viene degradato il sistema di studio? Quanto ho capito, tolgono la diramazione informatica e telecomunicazioni e lasciano solo telecomunicazioni. Capito. Il che vuol dire che una parte delle materie verrà ridotta di ore. Ecco, ma mi diceva prima il signore, 28 la parte pratica, studiando la parte pratica praticamente non potete più fare queste cose qua, o sbaglio? Questa è scolastica, questo è il laboratorio pomeridiano. Farlo, quindi penso che la parte di progetti rimanga. Capito. Il problema è che sarebbe bello farlo diventare popolare. Capito, ma non è roba vostra, è roba della futura elettronica per caso. Cioè voi sponsorizza. Ah, sponsorizza, ho capito. Sì, perché i costi chiaramente per una scuola sono veramente capito. Elevati. Va bene. Niente, non mi resta che ringraziarla. Niente, salve. Guarda che non va. Dai, è ancora di meno. Può fare ancora che va, cerca di. Può girare dall'altra parte e dire. In che senso? Che andare contro l'ostacolo e che poi lo devia. Cioè. Da questa parte del qua no. Provi. Animo. Ancora. No. E prendo la scritta del vostro istituto se volete. Se lei si sposta, le prendo la scritta. Sì, non siamo noi però. Ah, capito. Abbiamo delle esperienze, ma
ascoltate, avete, avete cose di ricerca? Avete il notiziario di ricerca della, della comunità europea, l'Explorer? È quello? Adesso avete cambiato la veste grafica? Sì. Ma è anche in italiano o solo? Sì, c'è anche in italiano. Mi puoi dare quello in italiano? Quello italiano? Quello che mandate in italiano? Sì, in italiano. Ah, bene. Tutto ciò che... questo qui è interessante o no? Sì, perché ho il figlio al Politecnico, per cui... ok. So here is just one of the algorithms that are included inside the software. So thanks to that kind of information, so you can see the expression of the people, we made interaction between the robot and the user. For example, if you smile, the robot will come to see you. If you are hungry, the robot will go back. The possibility to recognize the feeling of the...